C'era una volta un data scientist, Tom, che viveva in un mondo semplice con un computer, uno schermo di risoluzione 2x2, sì, 4 pixel in tutto, e una tastiera con due tasti, barra destra e barra sinistra, slash e backslash. E in questo mondo così semplice e forse anche un po' triste, Tom ha creato una canzoncina che fa più o meno così. Backward slash and forward slash, backward slash and forward slash, backward slash and forward slash, backward slash and forward slash. Ecco, mi interrompo perché poi diventa un po' ripetitiva, ma provatelo, è uno scioglilingua divertente. E adesso invece torniamo seri. Con l'articolo di oggi cercherò di mostrarvi in maniera forse un po' creativa, spero però efficace, un concetto piuttosto sofisticato, ovvero come aiutare Tom a realizzare un sistema di riconoscimento immagini attraverso le reti neurali convoluzionali. And I wanted to personally thank Luis Serrano. Part of the material I'm showing today comes from his great presentation that you may find at this link. Allora, come facciamo ad insegnare al computer a rispondere correttamente con slash o backslash quando gli diamo in pasto delle immagini? Beh, per prima cosa proviamo a ragionare come fanno i computer. Quindi, al posto dei simboli e dei colori, utilizzeremo una rappresentazione numerica, più 1 per l'arancione, meno 1 per il bianco. E secondo, appiattiamo la tabella, o la matrice, meglio, come una sequenza lineare di numeri. Ora, che cosa significa realizzare un sistema di riconoscimento immagini? Significa identificare una unica regola che restituisca un risultato differente quando è applicata ad input differenti. E ora, qual è l'operazione matematica più semplice che possiamo fare con questi numeri? Beh, quella che ci hanno insegnato in prima elementare, la somma. Però ci accorgiamo subito che questa regola non va bene perché la somma restituisce sempre 0 per ciascuno di questi due simboli diversi. Idem per la moltiplicazione. Quindi ora, se volete, mettete in pausa, ci risentiamo fra un paio di minuti per concordare che una buona regola in realtà può essere la seguente. Prendiamo il primo numero, sottraiamo il secondo numero, sottraiamo il terzo numero e sommiamo l'ultimo. Otterremo in questo caso più 4 nel primo caso e meno 4 nel secondo. Insomma, abbiamo realizzato una regola, in altre parole abbiamo realizzato il nostro primo classificatore di immagini, che è anche piuttosto robusto, perché se noi applichiamo il classificatore a questa immagine, che non è né uno slash né un backslash precisamente, ma sicuramente assomiglia di più ad un backslash, otteniamo più 2, mentre invece per questa immagine otteniamo meno 2, che sicuramente assomiglia di più ad uno slash. Quindi, per ricapitolare, potremmo dire che il nostro sistema di classificazione immagini applica le trasformazioni e poi, se il risultato è positivo, dice che è un backslash, altrimenti dice che è uno slash. Nel mondo reale, però, non avremo soltanto due possibilità, quindi in realtà dovremo impostare il nostro esperimento in maniera leggermente diversa, per riconoscere un insieme di pattern. E se la risposta sarà positiva, significa che avremo identificato quel pattern. Se la risposta sarà negativa, diremo semplicemente che non lo abbiamo identificato senza identificare automaticamente un altro elemento. Questa precisazione è fondamentale perché ci permette di realizzare sistemi o regole, come le abbiamo dette prima, per un numero indefinito di pattern. Ecco, sempre procedendo su questo ragionamento, possiamo dire che un altro modo di interpretarlo è osservare che di fatto abbiamo costruito due filtri, che sono matrici 2x2 di più e meno. Perché li chiamiamo filtri? Perché di fatto con una moltiplicazione, in realtà è un dot product fra matrici del segno per la sequenza di 1 e meno 1 che rappresentano l'immagine, ne otteniamo un'altra filtrata secondo il pattern che vogliamo osservare, come lo slash e il backslash. Ora la domanda però per la quale non abbiamo ancora una risposta è come creiamo in automatico questi filtri? Perché prima vi ho detto mettete in pausa, fate qualche prova ed effettivamente si arriva abbastanza velocemente al risultato. Ma questo solamente grazie al fatto che non ne abbiamo molte di combinazioni. Quante ne abbiamo di preciso? Beh, allora, siccome ogni cella può assumere soltanto due valori, che sono il più e il meno, e siccome abbiamo 2x2 4 pixel, ne abbiamo 2 alla 4 che fa 16. Ma attenzione, se già avessi 3x3 pixel, arriveremmo a 2 alla 9, che è 512 possibili combinazioni, e con soli 4 pixel si arriverebbe a 65.536, che è 2 alla 16. Insomma, è evidente che non possiamo certamente scalare ad immagini che tipicamente hanno non 4, ma milioni di pixel. Dobbiamo quindi trovare una strada più smart. E allora, non è questo che vi mostro ora il metodo preciso, ma è utile per comprendere l'approccio che useremo.
Si parte con un filtro casuale come la somma che abbiamo visto all'inizio, si verifica che non va bene e a quel punto si tengono fermi tutti i parametri tranne uno. A quel punto otteniamo una serie di risultati, manteniamo quello meno peggio e proseguiamo iterando questo procedimento finché non siamo tutto sommato soddisfatti del risultato e lì ci fermiamo. In un caso reale però non avremo soltanto numeri interi, ma avremo infiniti numeri decimali continui. Ebbene, è proprio qui che il calcolo matematico e la statistica forniscono una soluzione scientifica. Esiste una tecnica matematica chiamata gradient descent, ce ne sono diverse versioni, che calcolando la derivata della funzione errore comprende in quale direzione deve ritoccare i numeri, se verso destra o sinistra, a seconda del coefficiente angolare che otteniamo, e ci porterà così ad identificare i pesi migliori, cioè quelli che mantengono minimo l'errore. Ora, non è obiettivo di oggi parlare di questo argomento che è ampiamente trattato in rete e tra l'altro anche in un mio video articolo, ma l'ho citato perché è importante avere la consapevolezza, anzi potremmo dire la certezza matematica, che esiste un procedimento ben chiaro per identificare i filtri migliori. Insomma, la magia non esiste. Ora torniamo nei binari della CNN e prendiamo un mondo un pochino più complesso con Susan, che questa volta ha uno schermo 3x3, quindi 9 pixel e 4 immagini, che sono, attenzione, X e O, e poi diagonale destra e diagonale sinistra, non slash e backslash, perché quelli erano simboli 2x2, qui invece abbiamo simboli 3x3. E quindi ora ci chiediamo come identifichiamo i nuovi 4 filtri per questi 4 nuovi simboli. Teoricamente potremmo ripartire come prima, cercare di riconoscere l'intera immagine. Abbiamo già visto che questo procedimento non è scalabile e soprattutto sarebbe un peccato sprecare la conoscenza che abbiamo già acquisito. L'alternativa quindi è utilizzare i due filtri 2x2 costruiti prima per slash e backslash, facendoli scorrere in un livello chiamato di convoluzione sull'immagine 3x3 per identificare, e questo avviene nel livello di pooling, parti di questa immagine. Una volta identificati i singoli componenti, utilizziamo un terzo livello tradizionale di neural network, che si dice fully connected, per riconoscere a partire dai componenti uno dei 4 simboli del nuovo vocabolario. Ecco, qui faccio uno zoom sui primi due dei 3 livelli che ho appena descritto. Facciamo scorrere il filtro 2x2 nelle 4 possibili posizioni su cui si può sovrapporre l'immagine 3x3 e riportiamo il risultato. Ecco, i due valori 4 ci dicono che abbiamo trovato il backslash in alto a sinistra e in basso a destra, mentre il secondo filtro identifica lo slash nelle altre due posizioni. Insomma, il convolutional layer fa scorrere i filtri e il pooling layer interpreta il risultato e costruisce l'immagine filtrata. Alla fine sovrapponiamo le immagini. E attenzione, non abbiamo ancora riconosciuto il simbolo, questo non è una X. Abbiamo solamente trasformato l'immagine 3x3 in un'immagine 2x2 utilizzando i filtri già noti. Quindi abbiamo bisogno di un altro passaggio prima di riconoscere tutti e 4 i simboli del nostro vocabolario. Procediamo quindi srotolando l'immagine 2x2 in un unico array 1x4 come avevamo fatto prima. Dopodiché costruisco, e questo è un punto fondamentale, una matrice 2x4 su cui per ogni riga abbiamo uno dei due filtri 2x2 e in ogni colonna c'è un numero 1 o meno 1, come vedete, che ci dice rispettivamente se quel filtro è presente nell'immagine srotolata oppure no. Infine costruiamo il filtro di più e meni a partire dalla matrice come avevamo fatto nel mondo di Tom con lo slash e il backslash. Ecco, questo passaggio realizzato dal fully connected layer crea di fatto 4 filtri 2x4 che consentono di identificare i 4 simboli del nuovo mondo 3x3. Vediamo se è vero? Prendiamo la O, la trasformiamo nell'immagine 2x2 e poi costruiamo la matrice come abbiamo fatto prima. Infine applichiamo tutti e 4 i filtri. Ebbene, il filtro che ottiene il rate più alto, cioè il risultato della moltiplicazione più alto, è quello che identifica il filtro. In questo caso, il secondo, che corrisponde infatti alla O, come abbiamo visto nella schermata precedente. Quindi, per ricapitolare, partiamo dall'immagine pixelata 2x2, identifichiamo i due filtri base slash e backslash, facciamo scorrere i due filtri sulle immagini 3x3 per creare un'immagine filtrata più piccola 2x2, costruiamo le matrici 2x4 dalle immagini convoluzionate, costruiamo
i quattro nuovi più complessi filtri 2x4 che corrispondono ai quattro simboli XO, barra destra e sinistra, applichiamo i filtri alle immagini che devono essere riconosciute e prendiamo il simbolo corrispondente al filtro con lo score più alto. Ecco, osservando quanto vi ho raccontato da un'altra angolazione, possiamo capire perché nelle CNN ci ritroviamo un elevato numero di filtri, tipicamente corrispondenti ad una potenza di 2. Poiché servono quattro shift, quattro spostamenti per applicare ciascuno dei due filtri, stiamo di fatto applicando 2x4, 8 filtri nel layer di convoluzione, ottenendo così 8 immagini. Poi il layer di pooling identifica quali elementi sono stati trovati e dove, e l'ultimo layer costruisce la matrice 2x4, applica i quattro filtri nuovi e sceglie quello con il punteggio più alto. Ecco, chiudo con questa sequenza che mostra come una CNN possa creare filtri sempre più complessi per riconoscere un volto. Il primo filtro identifica pattern elementari come puntini, trattini orizzontali, verticali. Il secondo layer associa i puntini agli occhi o ai fori del naso, i trattini alla bocca o alle orecchie. Il terzo livello inizia a comporre il viso e così via fino ad identificare sesso, età, razza, umore e perfino l'identità delle persone stesse.